Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Visto che siamo in stagione estiva e quindi si iniziano a fare le vacanze, volevo darvi alcuni consigli per viaggiare meglio. Iniziamo dalla cosa che più odiamo fare, perlomeno io, e cioè la valigia. Non riusciamo mai a farla bene. E il consiglio che vi do è quello appunto di non mettere le robe alla rinfusa o normalmente piegate, ma di arrotolare le robe su se stesse per creare una specie di salsicciotto. Vi assicuro, ho già provato personalmente in un viaggio, che riuscirete a inserire molti più indumenti nella valigia in questo modo rispetto al modo classico che facciamo tutti. Anche io a volte ho problemi seri a sistemare i reggiseni nella valigia e il consiglio che vi do è quello di inserirli uno sopra l'altro e di inserire la biancheria intima nelle coppe in modo da tenerla sia al riparo magari da polvere e eventuale sporcizia e sia riuscirà a mantenere la forma della coppa del reggiseno e poi possiamo tranquillamente piegarli uno sull'altro. Chi di noi non ha una camicia bella estiva o anche magari i nostri fidanzati o mariti e ogni volta che bisogna andare a sistemarla in valigia ci prende il panico. Quindi il consiglio che vi do è quello di inserire nel collo una cinta bella arrotolata in modo che arrivi a destinazione perfetta come se fosse stata appena stirata. Passando poi alle scarpe, vi consiglio di inserirle in una cuffia per capelli e in modo che appunto le suole che sono sporche non sporchino anche i vestiti. Possiamo anche addirittura nelle scarpe inserire i calzini e tutto quello che magari è piccolino e che ovviamente serve per il viaggio. Una volta poi che la nostra valigia diciamo è pronta, possiamo chiuderla e per evitare appunto che le cerniere si aprino durante il viaggio possiamo tranquillamente bloccarle con una graffetta se magari non abbiamo a disposizione un lucchetto per preservare la nostra valigia. Se invece vogliamo magari portarci dal viaggio un ricordo, che sia magari un vino, o vogliamo anche portarci il vino dove stiamo andando, il consiglio che vi do, e che l'ho trovato un po' così molto divertente, è quello di inserire la bottiglia di vetro in un bracciolo. Per riparare invece non far rompere le bottigliette di profumo, che sono appunto di vetro, o ci procuriamo dei contenitori di plastica, ma meglio ancora se abbiamo solamente contenitori di vetro, possiamo inserire il nostro profumo in un calzino, mi raccomando pulito, altrimenti il profumo non ci sarà più, e appunto che attutirà gli urti del viaggio. Passiamo adesso all'argomento beauty e quindi tutti i trucchi e tutte le cose che servono a noi ragazze per sistemarci durante il viaggio, e quindi partiamo dai ferri dei capelli oppure tranquillamente anche da una piastra. E il consiglio che vi do è quello di portarci anche un guanto da cucina, che è quello che utilizziamo per il forno per prendere le pietanze, e perché ovviamente una volta che poi utilizziamo sia il ferro che la piastra saranno bollenti e non possiamo giustamente riporle subito in valigia. Se abbiamo la necessità di riporle subito non sappiamo come fare. Per quanto riguarda invece ciprie, correttori, qualsiasi cosa che sia in polvere, quindi rischia con gli urti di rompersi, il consiglio che vi do è quello di mettere un batuffolo di ovatta dentro appunto alla cipria o al cosmetico in polvere. Senza portarci le intere confezioni di trucco possiamo anche mettere un po' di trucco, quindi magari un po' di crema, un po' di fondotinta che ci servirà per quei giorni di vacanza, in un contenitore da lenti a contatto, in modo appunto che non ci portiamo in giro tutto il contenitore. Per quanto riguarda invece forcine per capelli e anche magari elastici, possiamo utilizzare tranquillamente un contenitore vecchio di Tic Tac. Poi invece possiamo andare a sistemare gli elastici senza tenerli sparsi così nel beauty case, possiamo andarli a inserire tutti quanti in un portachiave in modo che li abbiamo tutti quanti a portata di mano. Se non sappiamo bene dove stiamo andando e quindi se magari ci sarà un porta spazzolini o anche qualcosa per appoggiarli, il consiglio che vi do per l'igiene è appunto quello di portarci con noi delle mollettine, quelle da semplicissime da bucato, per far sì che lo spazzolino non sia a contatto con le superfici magari del lavabo o comunque dove dobbiamo andare a appoggiarlo. Poi sempre per quanto riguarda bagnoschiuma e shampoo, cose varie, possiamo per evitare appunto che durante il viaggio esca fuori il contenuto e andiamo appunto a munirci e a proteggerlo con della pellicola trasparente, e per avere poi tutti quanti i bagnoschiuma, gli shampoo che vogliamo utilizzare tutto insieme senza che ci portiamo ogni volta 10.500 cose appresso, possiamo utilizzare questi portachiavi e quindi inserirli tutti quanti insieme in quest'unico portachiavi che andremo poi anche tranquillamente ad attaccare al soffione e altre parti appunto quando ci servirà per fare la doccia o per lavarci. Un consiglio altro che vi do è quello di proteggere il rasoio con una clip
in modo che se magari lo mettiamo in una borsa o se magari lo mettiamo in un beauty case, non rischiamo di farci male con le mani, non rischiamo di graffiarci quando magari mettiamo la mano e ci siamo dimenticati che c'era il rasoio, così senza nessuna copertura. Altri consigli che vi do sempre per il viaggio è quello di non portarvi soldi, diciamo, in bella vista, ecco, e quindi magari sempre cercando di camuffarli in alcuni accessori, come per esempio un deodorante finito. Possiamo inserirli magari arrotolandoli in un burro cacao che si è finito, o addirittura ho scoperto che un trucchetto molto interessante sarebbe quello di inserirli in un foglio in una busta di salva slip o di assorbenti, che ormai appunto la busta non serve più una volta che l'abbiamo utilizzato. Questo è un buon trucco, perché nessuno mai andrà a pensare che là ci siano dei soldi. Per quanto riguarda invece i gioielli, possiamo tranquillamente inserirli magari in un beauty case se lo abbiamo, ma se non lo abbiamo possiamo utilizzare i contenitori per le pastiglie, quelle che appunto vendono praticamente dovunque con i vari giorni della settimana. Possiamo anche dividerli magari nei giorni della settimana in base a quello che vogliamo indossare. Possiamo poi gli orecchini metterli sui dei bottoni in modo che non vadano perduti così in giro per la valigia. E anche, come vi ho detto in un altro life hacks, possiamo le collane inserirle in una cannuccia in modo che non si attorcigliano l'una con l'altra. Quindi niente ragazzi, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto e che sia stato utile a qualcuno che magari sta partendo in vacanza. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi per non perdere tutti quanti gli altri video, lasciatemi tanti mi piace così farò altri video di questo genere. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!